Quest'anno uso anche io la videocamera per portarvi i miei auguri di Natale. Sembra strano, dovrei esserci abituato, eppure sono emozionato. Non vi ruberò molto tempo. È un modo normale per fare gli auguri e per farlo arrivare nelle case di tutti, o comunque, come si dice oggi, sulle bacheche di tutti. Volevo fare i miei auguri di Natale a tutte le società sportive, agli atleti e alle atlete che mi hanno aiutato molto in questo periodo a portare avanti Scafati Sport, sempre disponibili, sempre, devo dire la verità, una grande famiglia, l'ho trovata ovunque, in tutte le società, calcio, basket, pallamano, pallavolo, davvero ovunque. Volevo fare gli auguri alla compagnia teatrale Machi Muffa Fa, che mi sono intrufolato questi 3 giorni con loro e che grazie a loro ho scoperto altre cose, anche se le conoscevo, però delle emozioni nuove. Poi questo ne parleremo più avanti, perché ci sono dei progetti nuovi che forse nemmeno loro sanno ancora che cosa ho in testa. Un grazie particolare a tutti i commercianti, a tutti gli amici commercianti e soprattutto a tutti quei commercianti che oggi, in un periodo di crisi, mi danno ancora una grande mano a portare avanti l'informazione, che è la prima cosa in assoluto, soprattutto oggi dove noi paghiamo tanti soldi per vedere magari TV nazionali e non ci danno quello che noi vorremmo, non ci fanno sapere quello che noi vorremmo sapere. Quindi per fare informazione non è mai facile, e devo ringraziare veramente tutti questi commercianti che mi sono stati vicino in questi anni e che ancora mi saranno vicini. Voglio ringraziare tutti, amici e nemici, e voglio farvi davvero i miei più sentiti auguri di un buon Natale e soprattutto di un buon 2014. Il mio 2013 non è stato per niente un granché. Spero che almeno nel 2014 qualcosa cambi, per me come per tanti. Spero che finalmente si possa uscire fuori da tutto questo mondo di crisi che si sta creando intorno a noi. Un augurio particolare, e questo sentito dal più profondo del cuore, a tutti coloro che il Natale non lo festeggeranno. Chi per chi ha perso qualcuno in famiglia, chi per chi si trova nelle zone di guerra o per altro, comunque non per tutti a Natale. Non pensiamo a Natale sempre, anche se è così, però il cenone, i regali, l'albero, il presepe, tutte queste cose qua, è giusto, è Natale, sono le festività natalizie da dover festeggiare in questo modo perché le abbiamo sempre festeggiate così, però pensiamo a qualcosa di diverso. Oggi pensiamo, nemici e nemici, iniziamo a mandarci un messaggio, una telefonata, vediamoci per strada, andiamo a casa, facciamo qualcosa, diciamo buon Natale anche a loro e non aspettiamo che lo faccia prima l'altro, lo faccia chi prima gli venga voglia di farlo, perché è giusto, perché noi non siamo un popolo di nemici, anche se i nemici devono esistere, perché purtroppo è così, ma non lo siamo noi siamo delle persone normali, persone che ci vogliamo bene comunque vada, perché comunque vada, anche se una persona non la guardiamo in faccia, in fondo la pensiamo, quindi almeno in questi giorni pensiamolo e diamo aiuto. Che dire, da Marco Esposito un grande auguro di buon Natale a tutti voi.